Questa mostra di Kissenbaum è importante perché si riaggancia al Mifgash, che è una manifestazione sul dialogo con l'ebraismo che il Museo San Rocco porta avanti ogni anno nel mese di gennaio. Ecco, è partita infatti a fine gennaio questa mostra e la terremo piuttosto a lungo perché ci sembra importante riscoprire, o forse meglio scoprire, questo artista, che è un artista ebreo che viene quindi da un piccolo villaggio della Polonia, ma si incontra poi in Germania con i grandi artisti del Bauhaus, quindi incontrerà Paul Klee, incontrerà Kandinsky, Itten ed altri artisti, diciamo così, che sono quelli dell'avanguardia anche degli inizi del Novecento. È interessante che lui rielabora in qualche modo e fa una sintesi tra la sua formazione di ebreo e quello che poi saranno diciamo così, le situazioni dell'avanguardia del Novecento. E proprio artisti come Chagall, quindi anche lui ebreo, saranno influenzati dall'iconografia, dall'immaginario di Kissenbaum. E per questo motivo pensiamo che averlo qui al San Rocco rende giustizia, ecco, di un artista che poi è stato anche perseguitato, che ha perso la moglie in un lager, che è stato costretto anche ad andarsene dall'Europa e che ha saputo trarre tesoro, diciamo così, da questi incontri anche in Brasile e in Marocco. Per chiudere, diciamo, questa brevissima presentazione, qual è la nota dolente che lo riguarda? Il fatto che la maggior parte delle opere le abbiamo perdute, cioè circa 600 opere di questo artista sono state perdute, e se guardi, perché sono state distrutte. Allora, se guardiamo quello che ci è rimasto, la qualità di quello che ci è rimasto, ovviamente è importante che uno spazio culturale come questo denunci anche il fatto che un artista sia stato privato di tante opere e soprattutto il futuro, e noi quindi siamo stati privati di una tale ricchezza artistica. Dal 28 di gennaio è aperto al Museo di Arte Contemporanea San Rocco in via Turetta a Trapani una mostra su un pittore ebreo di nome Jerzy David Kirschenbaum. La mostra è aperta il venerdì, il sabato e la domenica dalle 17 alle 20, almeno per quanto riguarda il mese di febbraio, poi si vedrà. La mostra è qui per un duplice motivo. Il primo motivo è di ricordare la figura di questo artista, che è uno di quei tanti artisti ebrei caduti in dimenticanza. E se vogliamo ricordare un po' la sua vita, che è caratterizzata da rotture che si rispecchiano anche nella sua arte. Lui era figlio di un rabbino, cresciuto in una famiglia poverissima, e passa la sua infanzia e gioventù in un piccolo villaggio della Polonia. A 20 anni, quindi nel 1920, si trasferisce nella zona industriale della Ruhr in Germania e fa il minatore. Ma grazie al suo talento eccezionale diventa poco tempo dopo studente al famoso Bauhaus, allievo di Kandinsky e di Klee. Poi nel 25 si trasferisce nella capitale, a Berlino. In quel periodo lavora anche come caricaturista per alcune riviste di sinistra. Firmando le sue caricature con il pseudonimo Duftivani, che significa Kirschenbaum, ovvero ciliegio, separa in modo chiaro questa sua attività da caricaturista da quella di pittore di successo. Purtroppo nel 1933, quando Hitler va al potere, si vede costretto, come ebreo e oppositore del nazionalsocialismo, di fuggire dalla Germania. Il suo atelier, con tutte le sue opere, viene distrutta dai fascisti. Va a Parigi, dove fa parte della famosa Scuola di Parigi. Nelle recensioni d'arte viene spesso nominato insieme a Chagall.
ma nel 40, quando i tedeschi occupano Parigi, viene arrestato e internato. Anche l'atelier di Parigi viene devastato e le sue opere distrutte o comunque si perdono. Lui, per fortuna, riesce a fuggire e vive come clandestino fino alla fine della guerra. Sua moglie viene deportata a Auschwitz, dove muore. Dal 45 in poi, lui di nuovo vive a Parigi, fa alcuni viaggi e soprattutto ricomincia a dipingere, ma a solo 54 anni muore di una malattia. E quindi è giusto che, visto che le sue opere sono andate perse, che ci ricordiamo di lui. Ma questa mostra qui a Trapani è concentrata sulle sue caricature e ci rivelano quanto Kirschenbaum fosse non solo un grande osservatore e dotato di una particolare intelligenza, ma anche prevedente. Qui vediamo temi attualissimi: la mutante posizione della donna nella società, l'emancipazione della donna che mette in crisi gli uomini, l'alcol diffuso, la libertà dei costumi, sempre con riferimenti all'arte, alla musica, al cinema, insomma, a quella vita fiorente, culturale, oltre che scientifica, che caratterizza gli anni venti della Germania. Libertà, tuttavia, che spaventano una gran fetta della popolazione. E inoltre, in seguito ai problemi economici e politici esterni e interni in cui naviga la grande democrazia che era la Repubblica di Weimar, la gente aveva paura di una radicalizzazione verso la destra o verso la sinistra. E anche Kirschenbaum si radicalizza. Le sue caricature si concentrano sempre più spesso sugli avvenimenti politici. Qui, nella mostra a Trapani, vediamo sia le caricature che prendono di mira la società e sia quelle politiche che si preoccupano di ciò che potrà avvenire e che purtroppo è avvenuto. Ma fanno vedere il mondo circostante con umorismo, ma mettono nello stesso tempo anche in guardia. Questa mostra è realizzata da un ente di formazione pubblica di Weimar in collaborazione con altri enti pubblici ed è itinerante per tutta la Germania e anche all'estero, da Gerusalemme a Parigi e anche a Trapani. Vi invitiamo a vederla. Sorridiamo insieme a Kirschenbaum, ma non dimentichiamo che bisogna essere sempre in allerta.